Napoli in piazza per il concittadino Ocalan. Fu l'allora sindaco De Magistris nel 2016 a conferirgli la cittadinanza onoraria e oggi, 12 novembre, ricorre anche il 23° anniversario dell'arrivo in Italia del leader del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, in carcere da 20 anni. Ecco perché è stato oggi il giorno scelto per l'arrivo dell'imbarcazione con a bordo la carovana curda per la pace e la giustizia. Oltre 50 tra rappresentanti politici, artisti, intellettuali, curdi e internazionali, partiti ieri dalla Grecia. Ad attenderli gli attivisti napoletani della rete Kurdistan Meridionale, ma la manifestazione organizzata nel porto, proseguita poi con un corteo, ha visto anche l'adesione della passionaria del movimento No Tav, arrivata in città dalla Val di Susa, Nicoletta Dosio, e il noto fumettista Michele Rec, in arte Zero Calcare, da tempo impegnato attraverso il suo lavoro al fianco del popolo curdo. Oggi con questa iniziativa, in un giorno simbolico che è appunto per il popolo curdo, che è il 12 novembre, accogliamo questa nave che poi risalirà appunto lungo l'Europa. Siamo contentissimi che i curdi abbiano scelto proprio Napoli, riconoscendo il lavoro che è stato fatto in questi anni. Il movimento No Tav da tanti anni è in contatto con le realtà del popolo curdo che lottano. E noi pensiamo che gli oppressi possano unirsi, ognuno con le proprie lotte, ma insieme a tutti quanti. Quindi siamo qui anche per questo, per dare solidarietà che non è solo formale, ma è lotta. Questa iniziativa qua era super importante perché rimette al centro delle cose che ormai stanno un po' fuori dai riflettori. Da quando la questione con l'ISIS ci sembra meno stringente per noi, tutto quello che succede in quella zona e che sta succedendo ai curdi ci interessa un po' di meno. Questa cosa rimette al centro invece quello che è intanto il riconoscimento di quell'esperienza lì, che tanto ci aveva entusiasmato ai tempi e che adesso invece è minacciata dalle operazioni di guerra che sta facendo la Turchia. Napoli, perché ci sono 21 municipalità che hanno dato la cittadinanza onoraria in Italia ad Ocalan, e quindi noi come partecipanti a questa iniziativa abbiamo voluto appunto scegliere Napoli come una fra queste, per anche ringraziare l'Italia, il popolo italiano e le municipalità per questo fatto.